Ciao a tutti, sono Chiara e sono qui col quinto appuntamento del Manuale del Cinefilo, i film che per noi di Cinematograph Film is Now non dovete perdervi al cinema e che escono proprio questa settimana. Ovviamente da donna il primo film che devo assolutamente consigliarvi è Wonder Woman di Patty Jenkins. È basato il racconto di una donna interpretata da Gal Gadot che è nata e cresciuta su un'isola paradisiaca e che però deve affrontare delle durissime prove per diventare un'invincibile guerriera. E queste durissime prove le fanno scoprire delle sue doti nascoste, tra l'altro fuori dal comune. La sua vita cambia quando sulla sua isola approda un pilota americano interpretato da Chris Pine che le rivelerà una dura verità, cioè che sulla Terra imperversa un'atroce guerra mondiale. Per questo motivo lei decide di partire, approda nell'Inghilterra degli anni 40 e proprio lì riuscirà a distruggere il conflitto e per questo verrà acclamata come Wonder Woman. È un bel film che finalmente rappresenta donne forti, quindi lo consigliamo soprattutto alle donne che sono abituate a vedersi rappresentate e di conseguenza a sentirsi fin troppo fragili, e anche agli uomini, perché è molto interessante vedere sullo schermo una supereroina donna. Tra l'altro, questo film a momento ha messo d'accordo quasi tutta la critica, che lo ha definito come uno dei migliori film della DC, la casa di produzione che per tanti aveva fatto dei passi falsi con film come Batman vs Superman e Suicide Squad. Quindi la critica concorda sul dare un giudizio positivo a questo film, aspettiamo i commenti del pubblico. Secondo film da non perdere è Baywatch, quindi passiamo da supereroi ad altri tipi di supereroi se vogliamo. Di Seth Gordon, basato sull'omonima serie televisiva che è stato un cult negli anni 90 e che vedeva come protagonisti Pamela Anderson e David Hasselhoff, che tra l'altro in questo film fanno un cameo. Il protagonista è il simpaticissimo bannino Dwayne Johnson, che ha le prese con le reclute e l'addestramento di queste nuove reclute, tra cui spicca il personaggio interpretato da Zac Efron. E tra i due si instaurerà una strana, divertente complicità dovuta anche al fatto che devono fermare un piano che mira a distruggere la baia. Ovvio, non è un film essenziale, però è un film che funziona grazie alla fisicità dei protagonisti, inutile negarlo, e grazie anche alla verve comica di Dwayne Johnson. È uno di quei film che ci permette di distrarci dalle fatiche e dallo stress che accumuliamo tutti i giorni. Terzo film da non perdere al cinema è Quello che so di lei di Martine Prevost, che indaga nuovamente con estrema grazia il genere femminile. Protagoniste sono due Catherine fantastiche, che sono Catherine Deneuve e Catherine Fro, che interpretano Beatrice e Claire, due donne diversissime tra di loro, che sono legate da un uomo, amante dell'una e padre dell'altra, e che si rincontrano dopo 30 anni a causa della malattia di Beatrice. Claire è una estremamente razionale, sempre dedita al lavoro, lei è un'ostetrica, è una che non si è mai lasciata andare. Beatrice, tutto il contrario, una irresponsabile, una che si è sempre lasciata travolgere dai vizi della vita. Le due diventeranno amiche e Beatrice insegnerà a Claire che non c'è nulla di male se ogni tanto uno si lascia travolgere dal piacere, dai vizi, dalla sigaretta in più, dal bicchiere di troppo. È uno di quei film di cui secondo me un po' tutti abbiamo bisogno, perché in un'epoca in cui sofferenze e insofferenza fanno da padroni del mondo, forse abbiamo davvero un po' bisogno di una Beatrice che ci dice: ma sì, se ogni tanto ti lasci andare non succede nulla, anzi può soltanto aiutare ad assaporare il gusto della libertà e a sentirci meglio. Infine, ultimo film da non perdere che esce sempre questa settimana è I figli della notte, opera prima di Andrea De Sica, che è riuscito a creare un film con una propria identità nonostante il peso del cognome. Infatti De Sica è il nipote di Vittorio De Sica. E ha come protagonista un 17enne, interpretato da Vincenzo Crea, che viene mandato dai genitori in un collegio che è volto a formare la nuova classe dirigente. Ovviamente è una vita di repressioni e quindi queste repressioni vengono sfogate con la notte e con le cose che non si possono fare, dal sesso, i locali dediti a questo, fino alle botte. E c'è una parte autobiografica, come ha dichiarato il regista stesso, ci sono due punti di forza grandissimi, che sono le atmosfere,
che vanno dal thriller all'horror, anche la musica, e anche la riflessione che il film porta con sé, cioè una riflessione sui grandi e determinati personaggi che dominano la società. È un film che ha tutti o comunque molti difetti dell'opera prima, dal quale però si può già intravedere le potenzialità di questo regista emergente del nostro cinema italiano. Con questo io ho finito, ci vediamo la prossima settimana per ulteriori approfondimenti, cliccate il link qui sotto. Ciao a tutti e buona visione!